Ciao Antonio, che fai? Ciao nonno, sto studiando la seconda guerra mondiale, ma ci sono cose che non ho ben capito. Potresti aiutarmi? Ah sì, ero giovane al tempo, ma forse ricordi ancora qualcosa. Tutto Grazie nonno. ebbe inizio nel lontano 1939, quando... La guerra iniziò in Europa nel settembre 1939, quando la Germania nazista, guidata da Adolf Hitler, invase la Polonia. Attraverso la tattica della guerra lampo, il paese è presto annesso alla Germania. Il mondo è scioccato. Gran Bretagna e Francia rispondono dichiarando guerra alla Germania, ma senza intraprendere azioni militari. Questo periodo è conosciuto come Strana Guerra. Ma nel 1940 l'offensiva tedesca sconfigge rapidamente Danimarca, Norvegia, Belgio, Olanda e Francia. Per questo l'esercito inglese è costretto a ritirarsi, evacuando da Dunkerque. La Gran Bretagna, rimasta sola, viene attaccata dalla Germania nella battaglia d'Inghilterra. Tuttavia, l'aviazione militare tedesca fallisce nel tentativo di sconfiggere la Royal Air Force inglese. Nel giugno 1941 Hitler invade la Russia tramite l'operazione Barbarossa. Nel dicembre 1941 il Giappone attacca Pearl Harbor, facendo così entrare gli Stati Uniti in guerra. La Germania, l'Italia e il Giappone formano le potenze dell'asse, mentre Gran Bretagna, Stati Uniti e Unione Sovietica formano lo schieramento degli alleati. Nel 1942 i nazisti attuarono la soluzione finale della questione ebraica. Un piano per sterminare tutta la popolazione ebrea. Si susseguirono una serie di battaglie fondamentali che avrebbero cambiato drasticamente il corso della guerra. Queste furono: giugno 1942, la battaglia delle Midway nel Pacifico; novembre 1942, battaglia di El Alamein in Egitto; gennaio 1943, battaglia di Stalingrado, Russia. Il 6 giugno 1944, il D-Day. Le forze alleate eseguirono l'operazione Overlord, invadendo la Normandia in Francia. L'Armata Rossa avanzò da est e fu la prima a raggiungere la capitale della Germania, Berlino. La Germania s'arrende nel maggio del 45, subito dopo il suicidio di Adolf Hitler. Il 6 agosto 1945 gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica su Hiroshima. Il Giappone s'arrende nel VJ Day, il 15 agosto 1945. La guerra è finita. La Seconda Guerra Mondiale durò dal 1939 al 1945 ed è considerata il più grande conflitto armato della storia. Così che gli alleati iniziarono la guerra. Oh, grazie nonno. Ma un'altra domanda. Cosa sarebbe successo se al posto degli alleati avesse vinto l'asse? La storia controfattuale è la storia di sé. Potrebbe sembrare sciocco chiedersi una cosa del genere, ma è diventata da intrattenimento ad essere un vero e proprio metodo storiografico. La storia controfattuale, chiamata anche storia virtuale o ucronia, è infatti un tipo di storiografia che cerca di descrivere gli sviluppi storici che si sarebbero potuti verificare in condizioni alternative a quelle reali. È importante però distinguere la storia controfattuale dal negazionismo e dal revisionismo, in quanto questa ha la funzione di ipotizzare una storia alternativa, quindi irreale. La possibilità di creare universi alternativi ha incuriosito molti autori a partire dal Novecento. Una delle più celebri ucronie è quella creata da Philip K. Dick, vincitore del premio Hugo nel 1963. Ah, sì, la svastica sul sole, il mio libro preferito. Tutto ebbe inizio dall'uccisione di Roosevelt nel 1934 a Miami, dopo un solo anno di presidenza, in cui diede prova di grandi capacità amministrative. I successori non riuscirono ad essere all'altezza e l'America attua una politica militare che non si preoccuperà di arrestare l'imperialismo giapponese. Così le due maggiori potenze dell'asse trionfano sugli alleati. Nel 1962 la condizione politica è stravolta. Adolf Hitler ha condotto la Germania nazista alla conquista di gran parte dell'Europa e dell'Unione Sovietica, sterminando ebrei, rom, slavi e altre minoranze.
Al contempo l'impero giapponese ha conquistato l'Asia orientale e l'Oceania. Mentre il Giappone conquista le coste occidentali dell'America, la Germania occupa quelle orientali. Il cattivo rapporto tra le due potenze si rende esplicito quando, con la promozione di Goebbels, la Germania escogita l'operazione Dente di Leone al fine di attaccare l'impero giapponese. In seguito alla Seconda Guerra Mondiale, il Giappone trova l'America un paese esotico, infatti colleziona pezzi di antiquariato. La Germania invece ha una rinascita economica e scientifica, grazie alla quale colonizzerà la Luna, Venere e Marte. E questo dimostra come una piccola azione nel presente possa avere grandissime conseguenze nel futuro. E questo fenomeno prende il nome di effetto farfalla. Ah sì, l'ho studiato dopo in matematica, è molto interessante. Nonna, ho sentito Antonio il nonno parlare di un certo effetto farfalla, ma non ho ben capito di cosa si tratti. Tu sai cos'è? Tesoro mio, come ben sai, a seguito della guerra, io e il nonno abbiamo vissuto per alcuni anni in America, dove mi sono potuta dedicare alla mia più grande passione, la scienza. Fu in quegli stessi anni, di preciso nel 1962, che lo scienziato Edward Lorenz, considerato il padre della teoria del caos, inventò l'effetto farfalla. Il nome mi incuriosì subito e cominciai ad approfondire l'argomento. Per mia fortuna riuscii a seguire la conferenza che Edward stesso tenne nel lontano 1972. Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? Per rispondere alla domanda del titolo di questa relazione vi racconterò uno strano caso che mi capitò fra le mani una decina di anni fa, nel 1962, quando lavoravo come meteorologo al Massachusetts Institute of Technology di Boston. Volendo evitare di ripetere il lungo procedimento di una nuova elaborazione di una stessa previsione, presi una scorciatoia e inserì manualmente sul mio supercomputer i dati delle condizioni iniziali, arrotondandoli alla terza cifra decimale. A causa di questa modifica, apparentemente irrilevante, ne risultò una previsione meteorologica dall'evoluzione del tutto diversa da quella che avevo elaborato. Dopo aver ripetuto i calcoli e non trovando alcun errore, mi balzò alla mente l'idea che anche piccole variazioni nelle condizioni iniziali producano grandi variazioni nel comportamento a lungo termine del sistema. In altre parole, una singola azione può determinare in modo imprevedibile il futuro. Nel caso in esame, il semplice ma imprevedibile battito d'ali della farfalla genera un piccolo movimento di molecole d'aria, che a sua volta causa una catena di movimenti di altre molecole, arrivando a scatenare un uragano a migliaia di chilometri di distanza. Sconvolgente, no? In fisica, l'effetto farfalla, o per meglio dire, la dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, è la proprietà caratteristica dei sistemi caotici, di cui riassume l'essenza. I sistemi caotici alla teoria del caos riescono a descrivere al meglio la realtà, sistema complesso non sempre riconducibile ad una formula matematica generale e universale. Un perfetto esempio di sistema caotico, come di applicazione dell'effetto farfalla, è rappresentato dalle previsioni meteorologiche. L'effetto farfalla può essere all'origine delle pandemie che sconvolgono improvvisamente il mondo intero. In tal caso, la causa iniziale non sarebbe altra se non l'uomo stesso, inquinando, sfruttando al massimo la natura e distruggendo interi ecosistemi. È evidente, quindi, come le scelte di condotta di ogni singolo uomo, che sembrerebbero del tutto innocue, possano realmente influire sull'umanità intera. Altra applicazione della teoria del caos è rappresentata dai mercati finanziari. In questo ambito, per l'effetto farfalla, le piccole variazioni giornaliere dei prezzi, apparentemente insignificanti, causano cambiamenti sostanziali nel lungo periodo. Il primo ad accorgersi di ciò fu Benoît Mandelbrot, che diede inizio alla cosiddetta finanza frattale. Fra che? Non ho capito. Frattali, frattali. Vedi questo broccolo? Ha una forma molto particolare. Questa stessa forma viene ripetuta infinite volte lungo una spirale, in dimensioni sempre minori. Oltre al broccolo romanesco, ci sono molti altri esempi di frattali in natura, come alcuni tipi di nuvole, e di piante, come le felci. Anche gli alveoli polmonari presenti all'interno del corpo umano seguono una struttura frattale. Ma cos'è un frattale? Si tratta di un oggetto geometrico dotato di omotetia interna,
In parole semplici, si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse e, ingrandendo una qualsiasi parte, si ottiene una figura simile all'originale. Questa caratteristica è detta autosimilarità, ma dare il nome ai frattali è stata un'altra proprietà matematica. I frattali hanno una dimensione fratta, cioè non intera. Grazie a queste proprietà, i frattali possono definirsi l'unità di misura del caos. I passaggi ottenuti prima di arrivare al frattale sono chiamati prefrattali, ma essendo impossibile riprodurre nella pratica infinite interazioni, ogni frattale rappresentato nella realtà non è altro che un prefrattale. A studiare per primo i frattali fu il matematico polacco Mandelbrot, che coniò il termine frattale nel 1975. La costruzione dei frattali non si basa su un'equazione, ma su un algoritmo che si ripete all'infinito. Ma questi frattali sono proprio dappertutto. Certo, cara, ti ricordi il film di ieri? Quale, nonno? Frozen, quello con la regina di ghiaccio. Sì, proprio quello. Vedi, i fiocchi di neve del cartone sono un altro esempio di frattali. La tecnologia oggi è così evoluta. Sicuramente ci sarà un altro modo per creare questi frattali. Prova a cercare sulla rete. A few moments later. Nonna, vieni a vedere cosa ho trovato. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come realizzare l'albero di Pitagora mediante dei frattali. Per prima cosa disegniamo un quadrato con l'opzione poligono regolare. Tracciamo una semicirconferenza che va dal punto D a C e andiamo a formare un triangolo rettangolo. Nascondiamo la semicirconferenza e poi tutte le altre scritte. Ora clicchiamo sul triangolo e andiamo a scegliere il colore che più ci piace. La stessa operazione verrà poi ripetuta anche per il quadrato. Selezioniamo tutta la nostra costruzione con il tasto destro del mouse e, aprendo la tendina laterale, clicchiamo su strumenti e poi crea nuovo strumento. Assicuriamoci che come oggetti iniziali ci siano i punti A e B e diamogli un nome. Selezioniamo poi albero di Pitagora premendo sulla chiave inglese in alto e cliccando sui vertici dei lati obliqui del triangolo in senso orario daremo inizio alla magia. Ovviamente potremmo andare avanti all'infinito. Per il momento però ci fermiamo qui. Questo sarà il nostro risultato finale. Che film guardi, Anton? Jurassic Park. Dov'è questa? L'essenza del caos. Io non ho chiaro il concetto di caos. È semplice, si tratta della imprevedibilità dei sistemi complessi. È detto in due parole, è l'effetto farfalla. Una farfalla batte le ali a Pechino e a New York arriva la pioggia invece del sole. Cosa? Sono andato. Antonio, guarda, ma questo è l'effetto farfalla che mi ha spiegato proprio la Giovanna. Sai, nel 1972, lo scienziato e meteorologo Edward Lorenz tenne una. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. Chi è? Mamma mia, ti danno qua. E se la sensibilità? Niente. Mari, c'è un problema. Non si stoppa. Dai. È la storia di sé. Potrebbe sembrare il sciocco di dirsi una cosa del genere. No, ragazzi. Vai.
Da Efi dalla batteria. Attraverso quando lavoravo come meteorologo che scomparso.